Salve amici del canale, oggi vorrei presentarvi un piccolo tutorial che vi potrà permettere di disegnare delle barche abbastanza facilmente. È un semplice gesto, diciamo così, in quanto, come poi vi farò vedere, sarà molto semplice riuscire a realizzare una barca. Questo è un disegno che ho preparato, che sto preparando, anzi, per un libro di prossima pubblicazione. Ecco, questo è un altro personaggio sempre di questo libro che sto facendo, e c'è una barca, rappresentata una barca proprio con il sistema che vi farò vedere. È abbastanza semplice, vi potrete divertire. Bene, cominciamo. Si opera così. Ecco, e questo praticamente è già la base di partenza per la nostra imbarcazione. Continuiamo e vediamo. A 2/3 di questo cerchio dell'otto possiamo posizionare la prua. Scendiamo. Ecco. Questa, se questa è la prua, naturalmente questa sarà la nostra poppa. Ora non stiamo a guardare che tipo di barca è, se è un gonzo, se è una lancia, se è quello che è, insomma, per il momento dedichiamoci a fare una barca. Abbiamo fatto questo 8, adesso togliamo delle linee di costruzione che non ci servono. Questa non ci serve e quest'altra non ci serve. Ecco, a questo punto abbiamo già la nostra barca a grandi linee. Userò qualche termine, diciamo così, marinaro, giusto per conoscenza, per semplificare anche un po' diciamo il linguaggio. Quindi questa è la prua, esattamente questo è il dritto di prua. Ha un certo spessore, quindi scendiamo. E questa, che poi va a congiungersi con la poppa, è la nostra chiglia. Ecco, questo è lo scafo, questa è la nostra dritto di prua, che è praticamente la chiglia. Ecco fatto. E qui ci abbiamo la nostra barca. Ecco fatto. Questa ora non ci resta che completarla. Abbiamo detto che la rappresentiamo su una spiaggia, per cui dobbiamo dare credibilità a tutta l'ambientazione e dobbiamo dire: se è su una spiaggia deve stare dritta, quindi dritta ci avrà bisogno degli appoggi, e quindi ci immaginiamo un po' come debbano essere questi appoggi. Bello sarebbe, utile fare un giro su una spiaggia oppure guardare qualche vecchia fotografia per renderci conto un po' degli attrezzi che vengono usati appunto per sostenere l'imbarcazione quando è alata a terra. La barca, quando viene tirata in terra, si dice alare. Invece quando si mette in mare è varata. Da che parte arriverà la luce? Mezzogiorno, 11, 10 e poi quelle più radenti. Io consiglio in genere di usare una luce, diciamo così, ore 10, in quanto è una luce che si presta bene al chiaroscuro. Usare una luce tipo mezzogiorno, oltre ad appiattire tutto il disegno, lo rende scialbo, non gli dà plasticità, non lo rende vivo. È un po' la luce che viene usata dai principianti, in quanto, non curandosi della luce, quindi delle ombre, pensano di fare prima, di fare meglio, di fare un buon lavoro. Invece è proprio tutto l'opposto. Appiattiscono il disegno e non rendono plasticità a tutte le cose che realizzano. Quindi ognuno può, naturalmente, una scelta personale. Io consiglio una luce, ecco, diciamo ore 10, che può essere anche dalla parte opposta. Non la consiglio troppo radente, in quanto si allungherebbero le ombre e renderebbero il disegno un po' sbilanciato, e poi lì
sentirebbe in un altro campo, nella teoria delle ombre, e insomma siamo in un altro ambiente che adesso non è il momento di andare ad esplorare. Non c'è bisogno certo di avere grandi conoscenze navali per fare una barca, intendiamoci, queste sono linee generali, per cui basta un'approssimazione abbastanza realistica, poi va bene tutto. Quindi qui ci facciamo la nostra barra del timone. Questo qui naturalmente avrà bisogno di un certo spessore. Al solito controllare sempre le ombre. Adesso al momento sto usando una matita, non so se l'ho già detto, comunque è una 2B che è morbida, anche se non esageratamente morbida. Va bene, perché poi tanti segni che adesso faccio probabilmente li toglierò, quindi non voglio una matita che mi lasci un segno permanente. Ecco. Boh. Facciamoci qualche cosa di particolare, ecco. Immaginiamoci un po' questa scena di questa barca sulla battigia, sulla spiaggia. Probabilmente ci sarà un pescatore che l'ha usata, l'ha tirata su per farci dei lavori, per sistemarla, oppure soltanto per ricovero, non lo so. Comunque, ecco, immaginiamoci una scena, e con questa scena noi poi ci facciamo un po' tutto il nostro, la nostra ambientazione. Possiamo fare ecco. Questo rampino messo un po' in una certa maniera. Qui abbiamo detto che è la nostra poppa, qui abbiamo tracciato una linea di orizzonte, perlomeno una linea che dia un po' il senso di appoggio a questa imbarcazione, sennò potrebbe sembrare sospesa per aria, quindi noi che non conosciamo le regole della levitazione cerchiamo di tenerla giù bassa, una tavoletta un po' più.
abbiamo detto che c'è un po' di ombra. Possiamo dargli un po' di... cima che fuori esce dalla barca, ci facciamo i nostri trefori. Per cui ecco, diciamo un po' arricchiamo un po' questo disegno. Io mi immagino sempre quando faccio qualche cosa il perché degli eventi. Allora, perché se questa barca è in terra, perché? Potrebbe essere qui perché deve essere riparata, potrebbe essere qui a terra soltanto perché sta aspettando che la marea si alzi, oppure che il pescatore riesca a trovare le sue cose e poi venga. Io mi immagino sempre qualche cosa, perché così riesco a fare una scenetta che abbia un suo perché, insomma, ecco. Mi diverte fare queste piccole cose. Allora, qui sotto è sicuramente scuro perché è molto in ombra. Questo è il disegno finito, ci ho perso un altro po' di tempo a fare qualche altro piccolo particolare, giusto per divertirmi un po'. Comunque, ecco, quello che volevo farvi vedere appunto era come poter realizzare con un semplice segno a 8 una barca. Non è molto difficile, l'importante poi è mettersi lì e cercare un po' di abbellirlo, di completarlo con particolari, con insomma, un'ambientazione che lo renda piacevole. Spero che questo piccolo tutorial vi possa essere utile. Alla prossima!